dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo uno della folla disse a Gesù: «Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità». Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?» E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia, perché, anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede». Poi disse loro una parabola. La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante, e gli ragionava tra sé: «Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti?» «Farò così», disse, «demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni. Riposati, mangia, bevi e divertiti». Ma Dio gli disse: «Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita, e quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio». Carissimi fratelli e sorelle, buona domenica a tutti. Pur essendo in un periodo dell'anno nel quale molte persone giustamente si riposano dalle loro attività, siamo invece provocati da questa scrittura circa il nostro modo di vivere, il nostro rapporto con le cose. I due fratelli che discutono per una giusta divisione dei beni materiali, l'uomo che impiega tutta la sua vita e desidera che questa vita sia un usufruire, un godere basta dei beni materiali senza interrogarsi circa il fine ultimo del suo essere in questo mondo. Due racconti quindi che invitano ognuno di noi a porsi una domanda importante: chi stiamo servendo in questa vita? Qual è l'obiettivo di questa nostra vita terrena e che cosa stiamo facendo? Ecco, molte volte noi vediamo che siamo servitori di una ricchezza che forse molte volte non utilizzeremo mai, siamo servitori di un sistema che molte volte non porterà felicità a nessuno e ci siamo invece dimenticati che l'obiettivo della nostra vita è vivere una profonda relazione con Dio e impiegare la nostra esistenza alla luce dell'Evangelo, che ci dice come usufruire dei beni materiali che abbiamo e come giustamente impostare la nostra vita in questo mondo affinché il nostro essere presenti in questa parte di esistenza che Dio ci ha dato il dono di vivere possa essere vissuto nel migliore dei modi. È questo allora il grande interrogativo di oggi. E di qui allora scaturisce tutto uno stile di vita. Forse merita recuperare il senso del dovere. Siamo in questo mondo per servire il Signore, per rendere più bello questo mondo con la sua forza, con la sua presenza, con il suo aiuto. Siamo ovviamente nati per poi incontrare Dio nell'altra vita, ma per vivere questa esperienza terrena in maniera positiva è importante recuperare quei valori importanti che sono anche il sacrificio per creare una società giusta, bella e migliore e soprattutto la consapevolezza che con l'Evangelo l'uomo può trovare un giusto criterio, un giusto modo di rapportarsi alla realtà. Non possiamo trovare la nostra felicità esclusivamente nei beni materiali, non ha senso impiegare la nostra esistenza per servire la ricchezza, per illuderci che avendo tante cose potremmo essere felici, ha invece senso vivere in questa vita come collaboratori di Gesù che vogliono portare il suo messaggio in questo mondo e che vogliono fare della sua presenza nella loro vita il punto di forza, il punto di cambiamento per trovare anche un nuovo stile. Tanti problemi della nostra società, dalle liti appunto fra i fratelli, dalle insoddisfazioni personali, sono proprio causate dal fatto che viviamo la vita non come una chiamata di Dio a realizzarci nell'Evangelo godendo del regno di Dio, ma semplicemente un impiegare la vita a servizio
della ricchezza, delle cose da fare, illudendoci che questo poi ci possa far realizzare qualcosa. Ecco, Gesù oggi ci vuole liberare da questa continua dipendenza dalle cose per restituirci quella libertà dei figli di Dio che vogliono camminare con Dio alla luce della sua parola per poter impiegare bene le loro capacità, il loro lavoro, le loro attività in questo mondo, non finalizzandole a se stesse, ma finalizzandole alla realizzazione di quello che è il progetto di Dio, all'accoglienza del regno di Dio nella nostra esistenza. Buona domenica, buona preghiera, buona contemplazione di questa parola.